sono circa 3.000 i bambini da 0 a 6 anni non in regola con i vaccini obbligatori. Sono questi i dati rilevati alla data del 28 febbraio dall'ATS Insubria, che comprende le province di Como e Varese. Un migliaio quelli comaschi. I bambini che non sono in regola con le vaccinazioni non possono essere ammessi a scuola. Dei circa 50.000 bambini di Como e Varese, all'entrata in vigore del decreto del ministro Beatrice Lorenzin, risultavano non in regola con le vaccinazioni circa 5.000. Al 28 febbraio sono stati recuperati 1.568 bambini. La legge sui vaccini ha di certo contribuito a far impennare le richieste. Le vaccinazioni effettuate in più rispetto al 2016 sono state 6.786, con un incremento pari a poco più del 9%, fa sapere la SST Lariana. Sabato 10 marzo era il termine ultimo per presentare la documentazione relativa ai vaccini. La pena in caso di inadempienza, la mancata ammissione a nidi e materne per i bambini fino ai 6 anni e multe da 100 a 500 euro per le famiglie dei ragazzi non in regola che frequentano la scuola dell'obbligo. Per questo sono iniziate delle attività di recupero presso i centri vaccinali delle ASST e sono stati sottoposti a vaccinazione per una o più dosi mancanti un numero pari a 5.200 tra bambini e ragazzi. Si è assistito dunque a un lieve ma significativo miglioramento delle coperture vaccinali, soprattutto nei bimbi della prima infanzia. Basta pensare che la copertura per la vaccinazione morbillo, parotite e rosolia, che negli ultimi anni aveva registrato un trend in continuo decremento, scendendo dal 95% nel 2014 al valore del 91% nel 2016. Lo scorso anno ha invertito la tendenza negativa, raggiungendo al 31 dicembre del 2017 il 93%.